Amici, guardate in che splendido posto in cui mi trovo. Questa volta ho portato a termine il trekking del Dos d'Abramo sulle tre cime del Monte Bondone vicino Trento. In realtà questa volta sono riuscito a godermi un po' di più anche la città, quindi sarà un video un po' particolare, però partiamo proprio da questa cima, dalla cima del Dos d'Abramo. Buon video e avanti tutta! Ed eccomi qua, buongiorno amici. Non male questo scivolo, eh? Pensavo si andasse più lento, invece si va giù veloci. Guardate che bellissimo posto in cui mi trovo. Come avevo detto, oggi trekking sul Monte Bondone nei pressi di Trento e facciamo l'anello delle tre cime del Monte Bondone. Dopo 2 ore di camminata sono arrivato in prossimità del Monte Cornetto. Incredibilmente si sono alzate le nuvole e si è aperto uno scenario veramente fantastico. Guardate che spettacolo. Non pensavo che fosse così panoramico questo monte. È veramente super. In mezzo alla nebbia, d'altronde, era difficile anche rendersi conto di quello che c'era attorno perché di visibilità più o meno avevo 15-20 metri. E adesso sta arrivando anche un altro nuvolone e come vedete qua alle mie spalle, per cui tra poco questo spettacolo qua, spero di rivederlo appena passa la nuvola. Sono arrivato nei pressi della breve ferrata, adesso quindi indosserò imbragatura e casco. Tolgo il microfono, la GoPro e la metto sul casco in maniera tale da riuscire a fare comunque qualche ripresa che altrimenti con le mani impegnate sul cavo o sulla roccia mi risulterebbe difficile. Dopo aver fatto questo breve tratto di ferrata in discesa, ho preso sulla sinistra e per ricongiungermi con il percorso principale. Anche questo è un sentiero attrezzato veramente molto bello, guardate che spettacolo, c'è tantissima nebbia però veramente già così è super. Questa roccia, questo sentiero sotto questo sperone di roccia è veramente fantastico. Poi comunque questi cavi, se vuoi utilizzarli, ti danno maggiore sensazione di sicurezza, per cui veramente il top. Ed eccomi qua giunto al ricongiungimento col percorso principale, quindi ho finito il 638A e
adesso sono nuovamente sul 636, che è il percorso ad anello che mi consente quindi poi di ritornare a valle. Io veramente ve la consiglio questa ferrata fino al Tos d'Abramo, perché è una ferrata semplice. L'unica cosa, bisogna affrontarla con la giusta attrezzatura e con la giusta mentalità. Comunque ne vale sicuramente la pena. Mi raccomando, casco, imbrago e testa sulle spalle. Ma quanto è bello questo trekking delle tre cime del Monte Bondone. Adesso sono in cresta qui in direzione di Cima Verde e anche se sono avvolto dalle nuvole è comunque splendido, perché questo passaggio in cresta così è veramente emozionante. Ok, sto scendendo da Cima Verde, che è quella cima dove stanno andando tutte le persone che si fermano lì, sostano per pranzare un po', come avete visto ho fatto anch'io, mi sono mangiato un panino e ho bevuto un po' d'acqua. Vorrei fare un paio di considerazioni su questa escursione. Parto col dire che la via attrezzata era veramente manutenuta bene. Tutto il percorso era segnato in maniera perfetta. La parte della salita era molto bella. Ci vuole preparazione fisica, però è assolutamente fattibile, anzi secondo me per chi ha le prime armi è un ottimo allenamento. Nel giro di 5-6 ore avete completato questo splendido anello. Comunque adesso continuo a scendere e ritorno fino a valle per fare altri video, perché qui il percorso è molto semplice e come lo vedete è una semplice stradina in discesa in mezzo al bosco. Bene, dopo un buon sorso di birra è il momento di fare il riassunto di questa splendida escursione. Io uso un'app veramente molto comoda, che è ViewRanger, che praticamente monitora in tempo reale il percorso che stai facendo sulla mappa. Usa il GPS, consuma poca batteria se tieni lo schermo spento, per cui la consiglio assolutamente a tutte le persone che come me amano andare in montagna. Io sono partito questa mattina alle 8:30 e ho finito di camminare alle 14:25. Ho fatto una ascesa totale di 850 metri e una discesa totale di 850 metri. L'altezza massima era 2110 metri e siamo partiti da 1500 metri. La lunghezza 10 km spaccati e durata 5 ore e 54 minuti. Io vi dico, non ho corso, anzi sono stato anche abbastanza tranquillo, nel senso che ho fatto pause, soprattutto ritorno molto lunghe, e l'ho presa veramente come un'escursione di relax. Questi sono i dati. Io per questa escursione mi auguro che insomma vi sia piaciuta. Adesso il pomeriggio credo che farò veramente qualcosa di rilassante e che non richieda di spendere energie, tipo stare disteso sul letto o qualcosa del genere. E questa mattina voglio andare a vedere diversi monumenti della città che mi interessano veramente un sacco. Primo fra tutti il Dos Trento, dove si trova il monumento a Cesare Battisti, il redentista italiano, che non vedo l'ora di andare a vedere. E dopodiché, se riesco, vado a vedere anche il Castello del Buon Consiglio, direzione Dos Trento, per vedere il monumento a Cesare Battisti. Veramente tutto, ma ci trasferiamo a Terlago a provare il wakeboard.
dopo queste fantastiche peripezie e le rovinose cadute, direi che per questo vlog è tutto. Mi raccomando, like se vi è piaciuto, commentate per farmi sapere cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale. Noi ci si vede al prossimo video.